Nella vita di ognuno di noi, inevitabile, fa il suo ingresso la sofferenza e il dolore. Tanti sono i motivi che ci portano a scoraggiarci, ma la speranza non cessa mai di regnare. Vi racconto una storia. In una stanza silenziosa c'erano 4 candele accese. La prima si lamentava: io sono la pace, ma gli uomini preferiscono la guerra. Non mi resta che lasciarli spegnere. E così accadde. La seconda disse: io sono la fede, ma gli uomini preferiscono le favole. Non mi resta che lasciarli spegnere. E così accadde. La terza candela confessò: io sono l'amore, ma gli uomini sono cattivi e incapaci di amare. Non mi resta che lasciarmi spegnere. E così accadde. All'improvviso nella stanza comparve un bambino che piangendo disse: ho paura del buio. Allora la quarta candela disse: non piangere, io resterò accesa e ti permetterò con la mia luce di riaccendere le altre candele. Io sono la speranza. Ecco la speranza, è quella candela che ognuno di noi dovrebbe avere quando tutte le altre si spengono. Quella candela è Gesù bambino che sta per nascere per tutti noi. Ritrovare l'amore.
scena più importante di tutto il presepe, la Natività. Se tu ti fermi un attimo, pastore, lo sollevi in alto, perché questa è la magia del Natale. Un applauso, perché il Natale si rinnova sempre. Perché il bene che vince sul male, sempre, comunque e ovunque. E fu proprio un semplice pastore a deporre un grande re nella piccola mangiatoia. Ed ecco il miracolo della vita di nuovo in mezzo a noi. E allora da tutto il mondo vennero i più grandi personaggi a portare doni e omaggi. E arrivò il dono dell'acqua, perché essa purifica, perché lava da ogni schifezza e da ogni impurità, e quell'acqua limpida alla quale tutti si sciacquano le mani e il viso per diventare puri. E gli va l'acqua. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in parte, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli, e su tutta la pace degli uomini che gli amava. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori
Passione.